Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò un video tag. Un video tag molto carino che ho visto su un canale che si chiama Chiacchiere sul divano. Poi vi lascerò il link al canale Chiacchiere sul divano anche giù nel box informazioni. Ho visto questo video tag, mi è piaciuto moltissimo e ho deciso di farlo anch'io. Il video tag si chiama 10 domande per te possono bastare. È un video tag molto carino e facciamo queste 10 domande. Partiamo subito dalla prima domanda. Che cosa ti attrae in una persona appena la vedi? Allora, la cosa che mi attrae in una persona appena la vedo, e qui non voglio fare distinzione, quindi non maschio, non femmina, quindi proprio persona in sé, che sia maschio o che sia femmina. La prima cosa che mi attrae è un po' lo sguardo. Alcune persone, non so, magari sarà capitato anche voi, hanno una luce speciale nello sguardo, uno sguardo speciale, un sorriso che attirano subito simpatia, quindi diciamo un pochino a pelle, mi attira quel non so che alcune persone, perlomeno per quanto riguarda me, che alcune persone emanano dallo sguardo, dal sorriso, che subito a pelle, subito mi danno simpatia. Seconda domanda: cosa ti ha fatto innamorare di tuo marito, il tuo fidanzato, compagno, eccetera? Allora, la prima cosa che mi ha fatto innamorare di mio marito è il suo modo di essere, il suo modo di trattarmi, il suo modo di porsi nei miei confronti. Quindi, al di là dell'aspetto fisico, che secondo me è un aspetto secondario, un aspetto che ho sempre messo in secondo posto, cioè io non mi sono mai innamorata dell'aspetto fisico, ma del modo di essere, del carattere, di qualcosa di speciale che ogni persona ha dentro di sé. E questa cosa l'ho riscontrata in toto il mio marito, e quindi la prima cosa che mi ha colpito di lui, la prima cosa che mi ha fatto innamorare di lui è proprio il suo modo di essere, e poi dopo è venuto l'aspetto fisico e tutto il resto, logicamente. Passiamo alla terza domanda. Se dovessi trasferirti all'estero, in quale paese ti piacerebbe vivere e perché? Allora, premetto che io odio il freddo, odio la pioggia, la neve, quindi odio l'inverno, e sicuramente se mai deciderò di trasferirmi sarà per emigrare verso paesi caldi, quindi non dico proprio verso un'isola tropicale, ma verso un paese dove la temperatura deve essere tutto l'anno calda o al limite mite primaverile, perché io appunto io adoro la primavera, adoro l'estate, mi piacciono tantissimo le giornate di sole, quindi sceglierei sicuramente un paese dove fa quasi sempre caldo tutto l'anno. Quarta domanda: se sei in giro, qual è il negozio che ti attrae maggiormente? Quando sono in giro, i negozi che mi attraggono di più sono quelli là, i cosiddetti negozi di casalinghi, quindi quei negozi che vendono le varie decorazioni per la casa, le varie cosine da mettere un po' in giro, in cucina, in bagno, in camera da letto, insomma tutti questi negozi, appunto i negozi che vendono articoli di design, articoli casalinghi. Poi, ma non è l'unico tipo di negozio, perché in verità sono molto attratta da due generi di negozi. Il primo, come vi ho detto, è quello lì dei casalinghi, quindi delle decorazioni, oggettini vari. Il secondo negozio che mi attrae tantissimo sono le pasticcerie. Io adoro, amo i dolci, e quindi quando vado in giro a passeggiare, le vetrine che mi attraggono di più, dove mi fermo a guardare, sono le vetrine dei casalinghi e le vetrine delle pasticcerie. Quelle lì non me ne perdo nemmeno una. Allora, altra domanda:
Altra domanda, come ti comporti se una persona ti ha offeso? Allora, anche qui ho due punti di vista. Secondo me ci sono quelle offese che magari una persona ti fa senza volere, magari gli scappa una frase offensiva nei tuoi riguardi, quindi in questo caso scappa una frase offensiva nei miei riguardi, ma lo fa senza volere, quindi non lo fa con cattiveria, ma lo fa perché gli è scappato oppure perché non ci ha pensato più di tanto. Infatti io dico sempre, prima di parlare, prima di dire delle cose alle altre persone, dovremmo prima riflettere e poi far partire la lingua, quindi accendere prima il cervello e poi la lingua. In questo caso, quando mi accorgo che l'offesa non era voluta, ma gli è scappata oppure è uscita così senza volere, io faccio finta di niente e tendo a perdonare la persona, perché appunto capisco che magari era un'offesa non voluta, quindi era fatta, fra virgolette, in buona fede. Mentre quando l'offesa è fatta con cattiveria, solamente per il gusto di offendere, solamente per il gusto di offendermi, viene fatta con cattiveria, allora io sono per occhio, dente per dente. Rispondo anch'io all'offesa con la stessa cattiveria con cui l'altra persona l'ha fatta a me. Cioè, io su questo, come ho detto, sono più propensa a perdonare, però a perdonare, a far finta di niente, dove mi accorgo che l'altra persona mi ha offeso senza volere. Ma lì dove vedo che l'offesa è stata fatta per offendere ed è stata fatta soprattutto con un fondo di cattiveria, allora io lì non perdono. Io lì, come ho detto, faccio occhio per occhio, dente per dente, rispondo con la stessa cattiveria. Altra domanda, e siamo arrivati alla domanda numero 6. All'ultimo momento alcune persone si fermano a cena da te. Sei contenta, però cosa ti manda in ansia? Allora, noi in casa siamo 3 più 1, più il più 1 è mio nipote che è quasi sempre a cena da noi. Allora io la mia settimana più o meno la programmo con colazione, pranzo e cena dosata, perché non mi piacciono gli sprechi, quindi dosata per il numero di persone che ci saranno. Se siamo in 4 e faccio lasagna, farò una lasagna per 4 persone. Se siamo in 3, la farò per 3 persone. Quindi l'unica cosa che mi manderebbe in ansia se una persona si fermasse a cena, certamente se si ferma una persona in più o due persone in più, non cambia tanto, non mi fa differenza. Ma lì dove si fermassero 3, 4, 5 persone in più, allora la cosa che sicuramente mi manderebbe in ansia è cosa preparare, visto che io le mie cene e i miei pranzi sono tutti già programmati per 3, massimo 4 persone. E quindi questa cosa mi manderebbe un po' in ansia. Magari poi la risolverei facendo una spaghettata oppure prendendo una pizza e via, però al momento la cosa che mi manderebbe più in ansia sarebbe appunto dire: oh caspita, io la cena l'ho preparata per 4 persone. Beh, vabbè, dai. Altra domanda numero 7. Sei più una persona che parla, che osserva o che ascolta? Dipende dai momenti e dipende dalla persona che c'è dall'altra parte. Io di solito tendo ad essere un pochino timida, quindi tendo a starmene un pochino in silenzio. Quindi su questo punto penso che sono più una persona che osserva e che ascolta, e poi lì dove serve parlo anche. Il tuo cavallo di battaglia in cucina? Allora, il mio cavallo di battaglia in cucina è sicuramente la pastiera napoletana, la pastiera di grano, quella lì che si fa a Pasqua, quella lì che farò fra pochi giorni. Quello sicuramente è il mio cavallo di battaglia in cucina e quella è una delle cose che ha fatto innamorare il mio marito, che è golosissimo di pastiera di grano. La seconda cosa che possiamo dire il secondo cavallo di battaglia in cucina è appunto la lasagna. Nona domanda: quali sono le note profumate che ti piacciono di più? Allora, le note profumate che mi piacciono di più sono sicuramente quelle lì floreali. Cioè, io per quanto riguarda i profumi non li sopporto molto. Sono molto pochi i profumi che riesco a portare. E vi spiego anche il motivo. In genere
fare quando mi metto un profumo, dopo un pochino comincia a venirmi mal di testa, comincia a venirmi nausea e mal di testa. Questo ho notato che è dato proprio da alcuni tipi di profumi. Mentre quelli là che non mi danno nessunissimo fastidio sono molto pochi, e tendo molto a favorire per le note floreali, quindi mi piacciono moltissimo quelli lì floreali. Decima ed ultima domanda: non tollero le persone false, non tollero le persone doppio giochiste e che hanno una doppia faccia. Cioè io non tollero quelle persone appunto che sono false, che pugnalano alle spalle e che appunto hanno una doppia faccia, magari ti fanno una faccia bella davanti e poi dietro ti sparlano. Ecco, quelli sono un tipo di persona che proprio non tollero. Un altro genere di persone che non sopporto proprio sono quelle che si sentono sempre e comunque superiori agli altri, che hanno questo vizio di guardare le altre persone dall'alto in basso pensando che siano di livello inferiore. Ecco, questo è un altro genere di persone che proprio non mi piacciono, che proprio non sopporto. Queste erano le 10 domande del video tag. Se vi è piaciuto questo video tag e volete farlo anche voi, fatelo liberamente, perché è un video tag molto carino secondo me, che vale la pena di essere fatto. Il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. Ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, al prossimo video.